consiglio, perché quello che faccio, di iniziare con dei pennelli più grandi, generalmente un numero, diciamo, tra il 3 e il 5, a volte utilizzo in questa prima fase anche un 7, a seconda di quanto sono grandi i dettagli, che mi permette di dare un colore di base, che poi andrò a definire con dei pennelli più sottili, a seconda di necessità. Quindi, per quanto riguarda il tipo di punta, ovviamente utilizzeremo punte diverse a seconda del tipo di effetto che vogliamo ottenere e a seconda anche dell'area che vogliamo andare a colorare. Pennello punta tonda, questo è un numero 4, quindi dovrebbe andare bene. Utilizzerò un grigio di pine. I colori serie professional hanno questa fantastica caratteristica di essere estremamente capaci di dare tanto colore con pochissimo materiale. Per un'illustrazione del genere, forse una goccia e mezza, di colore dovrebbe essere più che sufficiente. Strumento fondamentale, sicuramente al di là dello scotch o comunque sia un qualcosa che fissi il foglio allo stiratore in maniera tale che quando metteremo acqua il foglio tenderà a piegarsi per via dell'espansione delle fibre che assorbono acqua e che ce lo riporti in piano. Sicuramente un toglio assorbente che ci permetterà sia di tamponare degli risultati non cercati e quindi intervenire immediatamente sul disegno, ossia di diminuire la concentrazione, aumentare la concentrazione in realtà, quindi assorbire dell'acqua all'interno delle setole del pennello e riuscire a lavorare con la giusta diluizione che cerchiamo di colore. Provare su un foglio l'intensità del colore può essere utile. Quindi la prima cosa che vado a fare è andarmi a segnare le zone che saranno in ombra. Il motivo principale per cui lavoro con il grigio di pine in realtà è legato sia alla facilità con cui si reperisce questo colore. Ho fatto un intero lavoro a fumetti con dei pastelli acquerellabili in cui il colore utilizzato era soltanto uno specifico, non era facile da trovare in maniera sfusa al negozio, quindi dovevo comprare dei set ogni volta per ottenere quel colore. Quando poi invece ho scoperto che con il grigio di pine di questa serie potevo ottenere le stesse caratteristiche, ovvero una grandissima capacità di controllo. Perché diciamo è un modo di lavorare l'acquarello molto poco francese, in cui invece si predilige il guazzo, diciamo un po' alla Pratt, quindi più un acquarello tipo inglese che necessita di un grande grande controllo e non tutti i pigmenti danno questa capacità di controllo. Il grigio di pine in particolare, perlomeno per il mio modo di lavorare, è quello che più si avvicina a un'esigenza legata a un lavoro molto descrittivo, quindi a un figurativo molto dettagliato, molto realistico. Fermo restando che probabilmente si possono ottenere ottimi risultati anche con delle terre, personalmente le trovo meno controllabili. Chiaramente poi la scelta di questo colore è legata proprio anche al gusto, che mi trovo un colore molto affascinante. A differenza del grigio, dei neri che non ho mai amato in generale, può capitare a volte che il colore all'interno del pennello sia troppo e quindi rimanga una goccia che si tende a portare nelle aree in cui va più colore. Qualora però questa cosa ci dia fastidio, possiamo sempre scaricare il pennello sullo Scottex e utilizzarlo come una sorta di spugna. Una volta asciugato sarà in grado di assorbire quel colore. Quindi se siamo veloci possiamo andare a riprendere la goccia di colore, lo faccio vedere, in questa maniera, appoggiando il pennello, tamponando senza strusciarlo troppo sulla carta, altrimenti andremo a sciogliere il colore che è sotto. Cosa sicuramente da notare è che non bisogna avere paura a utilizzare dei pennelli grandi, ammesso che un 4 si possa dire un pennello grande. Ad ogni modo anche un 5, un 7, un 10 hanno una punta sottile come un 1, come un 2. Quindi si può lavorare in punta di pennello con un po' di praticità e ottenere degli ottimi risultati con un serbatoio d'acqua dato dalla quantità di setole importante che ci evita di prendere continuamente acqua dal barattolo, che comunque sia dopo tante ore di lavoro ha un peso anche sulla stanchezza, sulla concentrazione. Per un tipo di lavoro di questo tipo è di fondamentale importanza lavorare con della documentazione. Nel caso specifico sono andato a scattare una foto con un obiettivo fisheye al quartiere Coppedè di Roma. In questa maniera tutti i dettagli di cui ho bisogno li posso trovare sulla documentazione.
Lavorare in questa maniera così dettagliata chiaramente necessita di una base, comunque sia di uno studio preliminare molto accurato del soggetto da disegnare, quindi la documentazione assume un valore particolarmente importante. Ma ad ogni modo una delle problematiche più grandi da dover risolvere è proprio come portare tutti questi dettagli in fase di lavorazione senza lavorare troppo il disegno sul foglio ed impedire poi alla carta di assorbire in maniera adeguata il colore. Chiaramente avere un disegno più dettagliato è sicuramente di grande vantaggio. Ad ogni modo c'è anche da considerare il fatto che un disegno eccessivamente dettagliato può essere controproducente, perché poi se abbiamo degli elementi come in questo caso la figura della bambina al centro, che invece è stata disegnata senza una documentazione fotografica, avere una quantità eccessiva di dettagli ad esempio sullo sfondo e poi non riuscire a ottenere lo stesso realismo sulla figura crea un contrasto che può dare risultati non ricercati. Continuo a rinforzare le ombre perché ora andrò a dare, appena asciutto, una velatura su quasi tutta quanta l'area del palazzo, ma la trasparenza del colore mi lascerà intatta e andrà leggermente a scurire queste ombre. Ora, per accelerare i tempi di asciugatura, utilizzerò un phon per mostrare quanto detto poco fa. Adesso ogni strato in più andrà a scurire le ombre e a creare ulteriori mezzi toni nelle parti che non voglio risultino illuminati. Questo tipo di tecnica, l'unica accortezza che bisogna avere è non esagerare con i passaggi, perché se passiamo troppe volte sulla carta, la carta si andrà piano piano a sciupare, e se mettiamo troppi strati, gli strati messi per ultimi tenderanno a sciogliere il colore che abbiamo messo in precedenza. Chiaramente questo effetto sarà meno evidente nelle prime fasi di lavorazione, dove la maggior parte del colore è abbonda d'acqua, quindi di pigmento ce n'è poco, ma quando andiamo a scurire questo problema risulta abbastanza noioso e difficile da gestire. Uno dei problemi principali dell'utilizzare l'acquarello, ma in realtà i colori in generale, è quello di saper gestire le sfumature, capire come sfumare il colore. Probabilmente una volta che si è imparati a distribuire il colore in campiture omogenee e a sfumarlo sia in maniera creando delle sfumature dure o morbide, quindi distribuite su superfici più o meno grandi, abbiamo risolto la maggior parte dei problemi legati alla colorazione. Nel caso dell'acquarello ci sono diversi modi per sfumare il colore. Quello che io prediligo è quello di mettere, lo faccio su questa colonna, un segno netto fino alla linea d'ombra, sciacquare il pennello, quindi togliere pigmento, e tornare soltanto con acqua dalla parte asciutta e andare a toccare il bordo della linea d'ombra. In questa maniera la parte bagnata dove non c'è pigmento, una volta a contatto con il colore, tirerà il colore nella sua direzione, dandoci una sfumatura, una sorta di sfumatura su carta umida. Si può lavorare anche con carta asciutta, soprattutto nelle zone più scure, e lavorare quasi utilizzando il colore preso direttamente dal tubetto, lo vedremo più tardi. A questo punto vado a rinforzare ulteriormente le ombre, piano piano arriveremo al risultato che cerchiamo. Generalmente cerco di essere abbastanza preciso, ma in maniera non troppo esagerata. La perdita di dettaglio in questa fase aiuta a rendere il linguaggio meno descrittivo, meno ridondante.
Il modo di procedere può essere di diversa natura, sia lavorare l'immagine tutta insieme passo dopo passo, quindi andare a dettagliare come fosse una scultura, partire da un grosso blocco di marmo, abbozzare i volumi e piano piano andarli a definire su tutta la figura. Oppure lavorare direttamente al dettaglio, come sto facendo ora, e generalmente questa scelta dipende dalla quantità di documentazione che ho e quanto ho chiaro in testa cosa devo fare. A volte utilizzo dei bozzetti preliminari, per cui studio il chiaroscuro già sul bozzetto, quindi so quali sono le aree che andranno lavorate di più o di meno guardando l'immagine. Ovviamente è un tipo di modo di lavorare legato a uno studio del chiaroscuro accurato, quindi dato anche dall'esperienza. Adesso per esempio faccio una linea troppo spessa e quindi l'andrò ad ammorbidire, visto che quest'area va scurita, e la renderò più tardi. Lavorare in maniera dettagliata e con il chiaroscuro diventa una sorta di deformazione, come un fotografo che scatta le foto in bianco e nero. Lui vede a colori, ma quando guarda il soggetto da ritrarre già vede l'immagine in scala di grigi. Quindi è legata a un'abitudine che personalmente ho di leggere l'immagine pensando soltanto ai toni e non curando l'aspetto cromatico, che verrà in maniera successiva. Vediamo che in questa fase, colorando l'ombra del balcone, le ombre accennate in un primo strato continuano a esserci perché sto semplicemente mettendo una sorta di pellicola trasparente su quello che già c'era sotto. Allora, chiaramente questa è una procedura piuttosto lunga, data anche dai tempi di asciugatura del colore. Adesso andiamo a vedere in altre parti del disegno dove questo effetto delle velature risulta molto più evidente, più immediato e vicino al risultato finale. Passiamo a vedere la parte della capigliatura. Quindi tanta acqua, mettiamo una prima velatura leggera. Per sfumare il colore lo metto prima nella parte più che so sarà più intensa, lavorando in punta di pennello, e non mi preoccupo in questa fase di disegnare le ciocche. Per sfumare, come abbiamo già detto, tolgo pigmento, metto acqua e vado a tirare il colore. Affrontare le capigliature è sempre ostico, a prescindere dalla tecnica, perché non si sa mai se rappresentare le singole ciocche e soprattutto come affrontarle. Il consiglio è quello di affrontarla prima la capigliatura come blocco, come massa unica, e trattarla come fosse una forma geometrica semplice. In questo caso questa capigliatura così riccia, così compatta, a me fa pensare a una sfera, quindi sarà nient'altro che un esercizio di chiaroscuro su una sfera. Quindi con una luce che batte, in questo caso la scelta è stata di metterla in alto a destra, arriverà a scurirsi nella fase centrale, laddove incontreremo su una sfera una linea d'ombra e una parte di riverbero, quindi una parte di apertura delle ombre. Sfruttando la punta del pennello inizio a creare una texture, una trama che mi ricordi il movimento di queste ciocche di capelli. Interessante notare come nelle zone in cui il colore si asciuga più rapidamente, a un secondo passaggio il colore si scurisce in maniera rapida. Utilizziamo il phon. Quindi adesso, lavorando come dicevamo in punta di pennello, inizio a creare le texture, quindi a creare il movimento delle ciocche, con dei movimenti abbastanza casuali che comunque sia ricordino la geometria dell'oggetto che stiamo disegnando, facendo più o meno pressione, quindi lavorando più o meno con il pennello a seconda se ci serve tirare fuori dettaglio o ci serve più campitura, quindi schiacciando il pennello e lavorando con la parte laterale del pennello. Capire quanto concentrare il colore è importante, sicuramente l'esperienza aiuta molto a capire già nel piatto, in questo caso la vaschetta, se la concentrazione, quindi la diluizione, è quella che vogliamo, altrimenti all'inizio si può lavorare con un foglio, diciamo così, di sacrificio in cui andiamo a provare il colore prima di metterlo. Va sicuramente considerato il fatto che in fase di asciugatura il colore tende a sbiadire. E questo lo notiamo soprattutto quando il lavoro è finito, anche a distanza di un giorno,
se non di più, in cui i toni più scuri tendono a perdere un pochino di intensità. Questo effetto è molto meno evidente con dei colori professional, chiaramente più evidente con colori da studio. Utilizzando il phon asciugando il colore ci aiuta anche in questo, nonostante non elimini il problema. Asciughiamo nuovamente e poi andiamo con un colore più concentrato. Cominciamo a metterlo più come massa per capire dove andrà messo in maniera abbastanza rapida, onde evitare che si asciughi subito e quindi onde evitare di non poterlo più lavorare, cercando sempre di spargere il colore dove ci sono dei bordi, delle macchie, cercare di sfumarle. Se il colore si sta asciugando, possiamo bagnare leggermente il foglio. Chiaramente perderemo di dettaglio, ma riusciremo ad allungare i tempi di asciugatura. Poco importa in questa fase se perdiamo dei dettagli che avevamo aggiunto con le tonalità più leggere, comunque le dovremo riprendere. Quindi è un continuo studio anche direttamente sul foglio, di dettagli inseriti che ci daranno delle linee guida che verranno cancellati dalle vellature successive e poi riprese. Questo non accadrebbe se il disegno sottostante fosse più definito e realizzato con un materiale non idrosolubile. Ma in quel caso probabilmente avremo un linguaggio molto più grafico, quindi magari che non ci interessa. Questo tipo di lavorazione è abbastanza laboriosa e uno dei motivi principali per cui si procede così è proprio per cercare di evitare di andare a intensificare troppo il colore, tirare fuori dei toni troppo scuri che potremmo togliere facilmente ad andare ad alleggerire. Anche se possibilità di intervento, dato al fatto che la gomma arabica si scioglie continuamente, ci sono. In quel caso, se il colore è troppo scuro, lavorando sempre su superficie asciutta, vado a inumidire il foglio e tamponarlo con uno scottex, ma chiaramente è un tipo di lavoro che impedisce di avere controllo su quello che succede, quindi diciamo in quel caso a mali estremi, estremi rimedi. Adesso intensifichiamo ancora di più, quindi prendiamo un colore ancora più concentrato. Ad esempio in questo caso forse ho preso un colore troppo concentrato, ma inumidendo il pennello posso tornare sopra, perderò dettaglio ma andrò ad alleggerire, quindi sciogliendo la massa di colore che ho appoggiato. Andiamo a scurire ulteriormente con un colore più concentrato e andiamo a dare dei dettagli in punta di pennello. In questa fase si può prendere anche per comodità un pennello più sottile, è un pennello in un ottimo stato, quindi la punta è molto ben definita e quindi conviene lavorare e non cambiare pennello. In questa fase chiaramente andare a dettagliare con un colore meno diluito. Questo tipo di lavorazione molto meticolosa richiede dei tempi di lavorazione lunghi, il che significa stare molto sul foglio e a volte passare spesso le mani, il braccio, su delle aree del foglio non lavorate ma che dovremo lavorare. Questo comporta il rilascio di alcune sostanze grasse sul foglio stesso, presenti nella pelle, che impediranno un assorbimento omogeneo dell'acquarello sulla carta, quindi dando dei problemi che spesso si associano a un problema del supporto, ma in realtà siamo noi che abbiamo rovinato il supporto, quindi un problema di aderenza del colore. Questo problema può essere però tranquillamente risolto con l'utilizzo di un medium che è il fiele di bue. Basta sciogliere un po' di fiele di bue all'interno, qualche goccia, diciamo, poi a seconda di quanto vogliamo che l'effetto sia visibile, all'interno del serbatoio d'acqua che utilizziamo per sciogliere il colore, quindi non andare più a lavorare con acqua pura ma con una soluzione di acqua e fiele di bue. Questa capigliatura sembra quasi ultimata e la vediamo abbastanza scura perché tutto il contesto è molto chiaro, ma quando andremo a procedere su tutta l'illustrazione c'è un'altissima probabilità che le zone più scure andranno ultimate e ritoccate in fase finale, che possono essere fatti con diversi materiali, sempre con l'acquerello ma anche con dei marker idrosolubili a base d'acquerello che ci danno molto dettaglio e un colore molto intenso da subito. Poi lo vedremo in altre parti del disegno.
Adesso dobbiamo andare ad affrontare il panneggio dove abbiamo una superficie più grande e abbiamo bisogno di stendere il colore in maniera più fluida, meno dettagliata rispetto alla texture che abbiamo creato sui capelli. Allora può essere utile, come farò ora, prendere un pennello con una punta diversa. In questo caso prendo un pennello largo, questo è un numero 13. Grande perché la superficie è più ampia e quindi sia per motivi di rapidità ma anche proprio per possibilità di stendere il colore in maniera uniforme su una superficie grande e il fatto che abbia una forma diversa da quella rotonda mi permetterà di creare delle geometrie in maniera più semplice, con un altro tipo di pennello sarebbe più faticoso. Procediamo accennando le linee principali come abbiamo fatto per l'architettura, utilizzando il pennello di taglio per le linee più sottili e sfruttando la forma meno regolare rispetto a quella tonda per andare a realizzare le campiture più grandi. In questo caso, essendo la superficie molto più ampia rispetto a quella delle architetture, può essere utile inumidire la carta prima di lavorare, onde evitare che nella lavorazione alcune parti del foglio si asciughino prima di altre. Chiaramente un pennello di questa misura e con questa forma, questo è un pennello a lingua di gatto, quindi con una punta o la forma arrotondata, permette quindi di creare dei movimenti nella pennellata decisamente interessanti, a volte se dati in maniera istintiva quasi imprevedibili, dando freschezza al dipinto. Anche in questa fase fare uno studio delle luci e delle ombre su un bozzetto, se non si ha della documentazione particolarmente accurata, può essere decisamente di aiuto. Anche qui andiamo a sfruttare le velature per lavorare. Lavorando su campiture così grandi con carta umida useremo più spesso il phon per asciugare la superficie. Quindi procediamo con gli altri passaggi, quindi andiamo semplicemente a fare quello che abbiamo già fatto, la tecnica è questa, per andare a scurire e ottenere i toni che ci sono più congeniali e utili per quello che ci siamo preposti. Impostato le zone che andranno in ombra, vado a mettere una campitura quasi piatta che vada ad accompagnare le ombre e a scurirle, ma a creare anche delle zone di tono medio nelle parti ancora troppo illuminate. Questo tipo di lavorazione mette in evidenza il fatto che la parte stampata con l'acqua piano piano si scioglie se realizzata in fase di disegno con la dovuta accortezza. Quindi proprio sparisce, viene completamente dissolto. Questo porta a un allungamento del lavoro in fase finale, perché alcuni dettagli li dovremo riprendere. Per contro ci aiuta a lavorare in maniera molto più rapida in fase di disegno e di preparazione del disegno.